Ciao e benvenuti in un nuovo video Fova Channel. Oggi vedremo l'unboxing del Ronin S. Sono molto emozionato a mettere per primo le mani su questo Ronin S. La valigia innanzitutto mi ricorda molto quella del Phantom 4 Pro. Resistente agli urti, compatta, leggera e sicuramente ben studiata al suo interno. Troviamo la stessa serratura così come era nella Phantom 4. Wow! Vediamo insieme come assemblare il vostro Ronin S. Qui abbiamo il micro treppiede che serve sia per bilanciare il Ronin sia per utilizzarlo per time lapse, motion lapse o cose di questo genere. Altra cosa interessante è che si può utilizzare come estensione di impugnatura, questo grazie al suo grip in gomma. Poi abbiamo l'impugnatura nonché la batteria. Anche questa gli hanno inserito tutta una bella gomma che permette una solida presa. E togliamo l'etichetta. Poi qui abbiamo lo stabilizzatore. Nella parte laterale è stata inserita la manopola per il fuoco, anche questa montata molto facilmente. Adesso andiamo a stabilizzarla con la mia camera, la GH5S. Camera bilanciata, bisogna utilizzare l'app su dispositivo mobile, si chiama Ronin, l'avviamo, Connect to Ronin. Ovviamente la nostra Ronin deve essere accesa, connessa, quindi siamo pronti a fare l'autotune o l'autobalance. Questi rumori è assolutamente normale. Non spaventatevi. Fatto. Questa operazione è assolutamente necessaria tutte le volte che cambiate la configurazione della macchina. Proviamola, venite con me. Faccio una prova della rotella del fuoco, adesso non sono a fuoco, la muovo e sono a fuoco. È stata una figata provarla in anteprima, adesso vi rimando ai nostri canali social e rimanete connessi perché stiamo organizzando un bel tour nazionale di presentazione all'interno dei nostri store. Vi aspetto per provarla insieme. Ronin, tu ci sarai? Sì, capo.